Ciao a tutte e benvenute ad una nuovissima puntata di Impact Girl. L'ospite di oggi non è una persona che si fa intervistare facilmente, anzi non è proprio qualcuno a cui piace stare sotto i riflettori, e però è un'eroina silenziosa che ha creato dietro le quinte, senza dire nulla, un progettone. Parlo del calendario filosofico che ha raggiunto in pochissimi anni, solo su Facebook, oltre 1 milione di followers e solo su Instagram oltre 500.000 di followers, senza nemmeno caricare un video o una foto della propria vita personale. Questo è abbastanza raro, soprattutto quando non facciamo altro che sentire che l'unico modo per riuscire ad avere una follower base che sia organica e che sia attiva, che sia coinvolta nei nostri social, dobbiamo per forza pubblicare un video al giorno, dobbiamo per forza mettere in piazza i cavoli nostri, e non a tutti piace fare questo. E la cosa bella è che non è una formula valida sempre e comunque, anzi, a volte qualcuno lo fa e non funziona proprio. Invece il calendario filosofico non fa altro che condividere la passione che ha portato Sofia Cioni, protagonista di questa puntata e fondatrice di questo incredibile progetto, a creare. E cioè la voglia di riflettere su quello che è il senso della vita, dedicando qualche minuto della propria giornata a riflettere su una frase e cercando di capirne, di coglierne il significato e l'essenza in rapporto alla nostra vita. In questa puntata, insieme a Sofia, cercheremo di capire come ha fatto il calendario filosofico a raggiungere un risultato come quello che vi ho descritto senza utilizzare le solite forme cliché che si ritiene siano l'unico modo per avere successo sui social. 3, 2, 1, si parte, ma prima ricordati, se stai guardando questo video da YouTube, iscriviti attivando la campanellina in maniera tale da poter essere notificata ogni volta che arriva una nuova puntata. Se stai ascoltando questa puntata da Spreaker, iTunes, Spotify o qualunque sia la piattaforma che hai scelto, ricorda sempre di darci 5 stelle se ritieni che sia una puntata da 5 stelle, altrimenti sempre 5 stelle, sto scherzando. E se stai invece ascoltando o guardando l'episodio dal sito web bizacademy.it/podcast, mi raccomando, lasciaci un commento sotto al video. Non vedo l'ora di sapere che cosa ne pensi di questa incredibile puntata. È il momento di tuffarcisi dentro. Allora, Sofia, una delle cose che mi ha colpito di più del calendario filosofico è il fatto che si tratta di un brand, tra virgolette, passami il termine, senza volto. Cioè, il volto del calendario filosofico è il calendario filosofico. In un mondo dove, come quello di oggi, dove sembra che l'unico modo per farsi notare nei social media, per far notare il proprio brand, il proprio progetto, per avere un impatto, sia quello di fare video continuamente, dove ci si deve esporre, si deve per forza condividere anche la propria vita privata, il proprio personale. Ci sono guru che ci suggeriscono di fare addirittura un video al giorno perché è l'unico modo per riuscire ad emergere in una realtà così satura. Ecco, voi invece siete riusciti ad emergere in maniera notevole, perché se adesso i numeri magari si sono anche alzati rispetto all'ultima volta che li ho visti, però siete ad oltre 1 milione di followers, di fans su Facebook, e a quasi 500.000 su Instagram. Sono dei numeri giganteschi, soprattutto per una realtà italiana, in un mercato come quello della crescita personale, estremamente competitivo, in un contesto come quello dei social, estremamente competitivo. E avete fatto tutto questo senza costringere voi stessi ad esporvi in prima persona. Anche per fare questa intervista, no? Abbiamo fatto un po' di opera di convincimento, perché non sei una persona che ama esporsi in prima linea, ma adori lavorare dietro le quinte, e si vede che questo ha premiato. Ma come è successo? Quanto tempo ci avete messo, innanzitutto, perché è la prima curiosità che ho, e come siete riusciti a raggiungere questo tipo di seguito? Allora, diciamo, su Facebook abbiamo iniziato 5 anni fa, a giugno abbiamo fatto 5 anni, e in 3 anni e mezzo abbiamo raggiunto 1 milione di follower. E non so se c'è un vero e proprio segreto. Diciamo che quando abbiamo iniziato noi, Facebook sicuramente ti dava più possibilità di crescere, non comunque nascondeva casomai come può capitare adesso, che a volte ti fa vedere le tue pagine oppure no,
ma soprattutto secondo me perché abbiamo fatto una cosa che nessuno faceva, che era quella di dare una frase al giorno, solo una frase, e comunque collegarla al giorno stesso, quindi dargli una data. Ma perché l'abbiamo aperta? Perché comunque noi facevamo già questo calendario, quindi lo facevamo, noi ogni giorno sfogliavamo la pagina con la frase del giorno e abbiamo pensato di farlo conoscere. E così ci è venuto in mente di, anzi ci è stato suggerito da un amico, ha detto ma perché per farlo conoscere non aprite una pagina su Facebook? E quindi quando l'abbiamo aperta nel 2014, diciamo che ancora non c'era nessuno che pubblicava una frase, siamo stati i primi, dopodiché ci hanno copiato in tantissimi. Quindi il fatto di poter dare solo una frase su cui fermarsi comunque a riflettere, a pensare, e per poter anche prendersi quei 2, 3, 4 minuti al giorno, dare questa opportunità alle persone, forse è stato questo, diciamo, il nostro punto differenziante. Esatto, perché i contenuti sono sempre tantissimi, ma se te inizi a leggerli tutti non hanno più a un certo punto significato, li perdi. Invece, essendo una cosa unica, una frase al giorno, hai quella, poi ti può piacere, non ti può piacere, la puoi condividere oppure no, però ti puoi fermare. E quindi forse è stato anche questo che ci ha fatto crescere tantissimo, perché veramente non c'era ancora nessuno. Se invece tu guardi oggi, ce ne sono 10.000 di pagine che ogni giorno pubblicano una frase, noi siamo stati gli unici. Ma quando abbiamo iniziato non lo sapevamo neanche noi che poteva diventare così, il successo così, certo, immediato, e che crescessimo, no? Che saremmo cresciuti così in fretta. Perché comunque anche noi ci chiedevamo, chissà se può piacere, non lo sapevamo, era una cosa che facevamo per noi, la facevamo solo per alcuni amici, abbiamo deciso di farla conoscere, così piano piano siamo cresciuti. In un certo senso siete stati i pionieri di questa modalità, anche se ho la sensazione che un sacco di gente magari abbia provato anche a distanza di poco tempo a fare la stessa cosa, magari non solo in Italia, perché poi questa idea delle frasi motivazionali, di ispirazione è qualcosa che è molto diffuso anche fuori e che però non abbia avuto lo stesso destino di crescita. E mi è piaciuto molto quando hai detto che l'intenzione, secondo me è lì la chiave, potrei sbagliarmi naturalmente, anzi una cosa che ci tengo a sottolineare, che tu stessa mi hai detto prima di registrare, è: io non ho formule che posso dire ok, fate copia e incolla e succederà. E questo mi è piaciuto molto, perché le formule non esistono, soprattutto in contesti come questo, ma in generale nella vita. Quello che però possiamo fare è prendere ispirazione da chi ci è riuscito, anche laddove ci sia stato un pizzico di coincidenza o di fortuna, perché come dicevamo prima di registrare, anche la fortuna e le coincidenze vanno colte, non è detto che a volte ci passano davanti e neanche ce ne accorgiamo. Ma la chiave che secondo me potrebbe aver fatto la differenza magari è stato proprio il fatto di non avere intenzione di andare virali, perché la vostra è una vera e propria viralità, non parliamo solo di centinaia di migliaia di followers, ma parliamo anche di condivisioni, parliamo di commenti, le persone, cioè i followers ormai si possono anche comprare purtroppo ad oggi, ma la vostra è una pagina, è una community che è veramente super attiva, è presente, è reale. E il fatto che voi siate partiti facendo qualcosa che in cui credevate, senza necessariamente avere l'ambizione di arrivare a 100.000 followers, 200.000 followers e così via dicendo, potrebbe proprio essere stato quello che vi ha permesso di focalizzarvi su le cose più importanti. Esatto. Che poi hanno portato al resto, sei d'accordo? Che è il contenuto, che è quello poi che ci piace fare, scegliere una frase, meditarla, ascoltarla. Deve essere una frase che ci piace noi. Noi quando facciamo il calendario ci mettiamo dei mesi, perché non le scegliamo a caso, sono frasi che ci devono piacere. Ed è questo forse in parte, di come dici tu, anche il segreto, che ci siamo noi comunque dietro, che siamo due persone normali, siamo due persone normalissime e senza grandi ambizioni, che lavoriamo non tanto per crescere, per che la nostra pagina deve crescere, dobbiamo avere mi piace,
perché ci piace farlo, perché quello che facciamo lo facciamo perché piace a noi. Se non ci piacesse più, e comunque con i nostri anche principi, perché come dici te, si possono acquistare i like, mai comprato uno, si può fare pubblicità all'interno della pagina, sai quante offerte che ci fanno perché per fare le sponsorizzazioni, mai accettata una, quante volte me l'avrebbero voluto comprare, no, perché non stiamo, guardiamo al profitto, guardiamo... Beh, l'autenticità mi verrebbe da dire, il fatto di essere fedele ai vostri valori. Ai nostri valori, e che comunque ci sentiamo due persone normalissime come tutti gli altri, e forse in parte anche questo è il segreto. Assolutamente d'accordo. Che noi praticamente le frasi che scegliamo sono in sintonia con altre tantissime persone che sono come noi, che hanno comunque tutti gli stessi pensieri, le stesse problematiche, la stessa voglia di fare. Credo così, proprio insomma. Poi sai, quando ti ho introdotto inizialmente abbiamo detto il calendario filosofico non ha una faccia, una persona che fa video ogni giorno, che va a fare eventi, che deve per forza, no, essere sempre in prima linea, però la vostra presenza si sente. Sì. Anzi, si sente forse molto di più di quanto non si sentirebbe se contro il vostro desiderio, contro la vostra modalità di comunicazione, vi metteste a fare delle cose, ad esempio dei video o quant'altro, soltanto perché oggi nei social media bisogna fare i video per riuscire ad emergere. Adesso tiro fuori i video, ma magari tra un anno sarà qualcos'altro, no? Senti Sofia, ti chiedo, a proposito appunto di profitto, non è quella che è la vostra, diciamo così, stella guida, perché avete dei valori a cui rimanete fedeli a prescindere, però è chiaro che è importante. Allora ti chiedo, come fate a monetizzare questo ecosistema? Perché voi avete il calendario filosofico fisico, quindi cartaceo, poi avete i vostri profili social dove può essere possibile seguirvi. Tra l'altro io spesso girando per i supermercati, i negozi, lo vedo il calendario, lo riconosco, quindi è qualcosa che ormai insomma è entrata nel modus operandi, no? del nostro paese, mi piace davvero molto. Però ti chiedo, ok, a fine giornata come riuscite a sostenervi? Allora, noi abbiamo anche il sito, quindi vendiamo tantissimo online, poi anche per esempio questa cosa, noi non abbiamo mai cercato punti vendita che ci vendessero il calendario, ma piano piano sono stati tutti i negozi, i punti che ci hanno cercato noi per poterlo rivendere, cioè anche questo, noi abbiamo sempre fatto tantissimi piccoli passi. E siamo partiti proprio ho iniziato a lavorare da casa, a spedire da casa, poi l'anno dopo ho preso un magazzino, però non siamo mai andati a cercarli più di tanto, erano i punti vendita perché comunque lo vedevano casomai in giro, iniziavano a vederlo sui social, che ci hanno cercato loro. Comunque anche su Facebook, ad esempio, non è che spingiamo tantissimo la vendita, se tu ci fai caso, non sono tutti i giorni a proporre che ho il calendario che è arrivato, non ci piace neanche questo, ogni tanto facciamo dei post e abbiamo delle campagne, una ragazza molto brava che ci segue, ci fa delle campagne, però anche quelle non vogliamo mettere troppo la parte commerciale sempre all'interno del calendario. E monetizziamo perché comunque piano piano cresciamo, abbiamo tanti punti vendita, il sito internet, poi alla gente piace, poi il fatto che inizia a vederlo nel negozio, inizia a vederlo nel bar, allora comincia chiede come entrare, sì. Ma allora esiste, tantissime persone sono convinta che non sanno che c'è un calendario cartaceo, anche se ci seguono, infatti quando pubblico un post dico ma allora si può comprare, dove si può comprare, perché non lo pubblicizziamo tantissimo, però siamo contentissimi dei nostri affari, fra virgolette, perché ogni anno cresciamo. E questo è bellissimo perché evolvono naturalmente insieme alla vostra community. Tra l'altro un altro aspetto appunto che hai sottolineato tu e mi ha colpito molto è il fatto che vi prendete cura della vostra community come una famiglia, si vede, e questo significa anche non cercare di imporre delle promozioni continue o perché poi inevitabilmente
viene un pochino a minare questa continuo tentativo di vendere, viene a minare un po' la relazione. Perde anche il valore, la pagina, che quindi non è più la frase del giorno, ma vuole per forza vendere. Ma è sempre proporre qualcosa. E questo è veramente bellissimo. Non so se potrebbe funzionare sempre, però io credo che possa essere un aspetto chiave nel momento in cui cominciamo, mi metto nei panni di qualcuno che sta creando il proprio brand, il proprio progetto, avere obiettivi ambiziosi, che sia in termini monetari o in termini di social following, è sicuramente onorevole, però ecco, cercare una cosa che hai detto e che credo sia un altro fattore importantissimo: abbiamo fatto tanti piccoli passi. Sono i piccoli passi che poi generano uno tsunami, nel senso che chiaramente ecco, il mare è fatto di tante gocce, la singola goccia da sola sembra irrilevante, poi però si crea l'oceano. Quindi hai parlato di restare fedele ai vostri valori, questo è stato un elemento chiave che sicuramente è stato anche percepito dai vostri follower. Hai parlato di fare tanti piccoli passi. Se dovessi individuare altri 2-3 fattori pratici che a tuo avviso, secondo te, vi hanno aiutato nella crescita costante, quali sarebbero? Innanzitutto la passione, la prima cosa, il motore più grande è la passione, che quello che fai lo devi fare con passione, si deve sentire, la devi emettere, ma la devi sentire anche tu, in sostanza devi fare quello che ti piace, allora non ci sono porte, non ci sono barriere. E innanzitutto secondo me la chiave principale è quello, fare le cose con passione, poi chiaramente ci vuole costanza, ci vuole determinazione, ci vuole impegno. Quando qualcosa non va come previsto, perché sicuramente vi sarà capitato, che cosa fai per non farti prendere un po' dallo scoraggiamento e magari cominciare poi a perdere quelle opportunità di cui parlavamo prima, la fortuna, le opportunità, le coincidenze? Cosa fai quando qualcosa non funziona come previsto? Ma io non mi faccio tante previsioni, sinceramente. Zero aspettative, bellissime. Sì, pochissime. E secondo me va sempre tutto bene. E comunque ho delle persone dietro, soprattutto l'altra persona che non vuole mai apparire, che comunque che è una persona molto in gamba, che è Massimo, che poi è l'idea, perché l'idea è sua. E Perché io sono molto più istintiva, passionale, irrazionale. Ho dietro alle spalle lui, che è una persona molto ponderata, molto brava, mi dà una gran mano lui. Però diciamo che va sempre tutto come deve andare. È una risposta che non ho mai ricevuto e che credo che sia veramente incredibile, perché non avere meno aspettative si hanno, meno poi un'eventuale delusione ci scoraggia. Perché noi siamo sempre contenti dei nostri risultati, perché sempre un crescere, un evolversi, insomma siamo sempre contenti, direi. E quindi se ti chiedo qual è la vision per i prossimi, non lo so, 5 anni, ne avete una o andate o procedete a piccoli passi e vedete, andate con il flusso? Io direi che io personalmente vado col flusso, procedo a piccoli passi. Abbiamo fatto un grandissimo passo quest'anno, che è stato quello di darlo in distribuzione a un'altra azienda che è molto strutturata, quindi ci pensano loro a rivenderlo ai punti vendita e quindi abbiamo un impegno con loro che è abbastanza lungo nel tempo, però non vado mai oltre a qualche mese. Non so se è mio pregio o mio difetto. Non però insomma, fino adesso ha funzionato. Ha funzionato. Soprattutto con le aspettative. Sì. A chi si trova a partire oggi in un contesto, ahimè, un pochino più complicato, come dicevi tu, dal punto di vista social, perché l'algoritmo di qua, perché il mercato è pieno di concorrenti di là, e ha un po' la sensazione di trovarsi all'inizio di questa montagna da scalare? Che cosa ti senti di suggerire? Non è facile. Innanzitutto direi di fare quello che più ti piace, no? Trovare la tua specialità, dove sei brava e quello che ti piace fare. Metterci tutta la passione, tutto il cuore, metterci tutta te stessa.
Questo è bellissimo, tra l'altro la passione sembra quasi un cliché, no? È un concetto molto commercializzato, ah, fai quello che ami e tutto, no? Si trasforma. In realtà questo è un'estremizzazione, ma la passione è l'elemento che quando poi ti trovi di fronte alle difficoltà ti aiuta a tornare in qua, perché se non hai passione per quello che fai, alla prima difficoltà diventa anche facile gettare la spugna e lasciar perdere. E nel momento in cui hai la passione che ti guida, hai quella carica in più quando il vento magari sembra un pochino sfavorevole. Quindi ti ringrazio per aver ricordato anche questa cosa, che non è banale come invece a volte sembra. E, Sofia, io spero, tra l'altro, mi era venuta questa idea. È venuta in mente a me un'altra cosa. Vai, vai. Perché mi piace dirlo, cioè pensarlo, di ascoltare gli altri, perché ti possono dare tanti consigli, ma di fare di testa tua. Perché se fosse perché, sai, all'inizio quando abbiamo iniziato, sai quante persone mi hanno scoraggiato dicendo ma cosa fai, ma cosa pensi di fare, eccetera. Mi dicevano proprio ma cosa pensi di fare, se io avessi ascoltato tutti non sarei qua, invece sono andata avanti di testa mia, ho ascoltato il mio cuore, quello che mi diceva e sono andata avanti. Volevo solo aggiungere bellissimo, questo. Bellissimo, Sofia. Ecco, mi hai fatto un pochino venire la pelle d'oca, perché credo che questo sia un elemento fondamentale. Troppe volte ci facciamo influenzare dall'opinione degli altri e se solo, no, fossimo un pochino più sicure di noi stesse, che non significa avere tutte le risposte, ma significa sapere che abbiamo le carte per farcela, anche di fronte ad una situazione che magari non è esattamente quella che volevamo fin da subito. Io, tra l'altro, spero che un giorno faremo magari un calendario di Impact Girl, chissà, è una cosa che mi è venuta mentre parlavamo, ho detto, magari è una cosa su cui possiamo fare brainstorming. Sofia, un'altra cosa che mi hai detto off the record, mentre non stavamo registrando, è stato il fatto che, sì, all'inizio magari siete stati i primi, poi però ad un certo punto in molti hanno deciso, hanno avuto questa geniale idea di copiarvi, a volte anche in maniera abbastanza pedissequa. Quindi la prima cosa che a me, ho subito fatto una faccia, come dire, come è possibile, come hanno osato? E tu mi hai risposto, dillo tu cosa hai risposto, perché è troppo bello. Ho risposto che anzi, forse proprio per il fatto che ci sono tante altre copie in giro che non sono l'originale, perché alla fine noi siamo i primi, siamo gli originali, ci ha dato anche forse più notorietà, la gente cerca proprio il nostro, quindi alla fine forse ci ha anche giovato il fatto che, esatto, è stato un vantaggio per noi, non ci ha fatto poi. Lasciamo, diciamo sempre, lascia che ognuno faccia il suo lavoro, poi chiaramente i risultati insomma derivano, abbiamo visto, da tanti fattori. Tra l'altro mi viene proprio in mente l'hashtag felice di essere copiati, che sottolineo, perché un sacco di volte chi ha un progetto, un'idea, non la condivide o non la comincia nemmeno per paura proprio che qualcuno gliela rubi, ma in realtà ti possono rubare l'idea come contenitore, ma non ti possono rubare chi sei. Esatto, brava, la frase è top. Con cui le persone poi si connettono, quindi bellissima testimonianza. E grazie per essere stata con noi, Sofia, è stato veramente un grandissimo piacere. Anche per me, Cecilia, e comunque le tue frasi sul mio calendario ci sono sempre, perché ti seguo sempre, Cecilia. Grazie mille, io seguo sempre voi, quindi assolutamente. Fin dall'inizio, dai primi anni, sono già tanti anni, non sono costante, però comunque ti stimo molto. Grazie mille, è veramente un onore per me, grazie. Grazie. Io ricordo a chi ci sta ascoltando che troverà tutti i punti della nostra chiacchierata insieme suddivisi minuto per minuto sotto al video, se state guardando il video dal sito biz-academy.it/podcast. Se state guardando da YouTube troverete comunque tutto il minutaggio suddiviso, se invece state ascoltando soltanto l'audio andate nel sito così trovate tutta la suddivisione minuto per minuto, e se volete recuperare un punto che volete ripassare senza ripartire da zero potete volare direttamente lì. Naturalmente vi invito anche a condividere qui sotto quale delle condivisioni di Sofia vi ha colpito di più e vi portate a casa per metterla in pratica nella vostra attività.
Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.